Nasce un focus group sulla disabilità, composto da famiglie che monitoreranno, daranno indicazioni e metteranno in luce le difficoltà, il tutto per coprogettare le linee guida delle politiche sulla disabilità in base ad esigenze e criticità rilevate. Col documento approvato oggi dalla Giunta Comunale parte un percorso che prevede delle fasi. La prima fase prevede quella di gruppi di incontro, di ascolto partecipato delle famiglie e delle persone con disabilità sull'analisi dei bisogni, le criticità e sulle aspettative progettuali che hanno le persone e i loro familiari. Da qui nascerà un gruppo di lavoro permanente che coinvolgerà tutti gli attori che si occupano di disabilità, dalle famiglie all'associazione ai soggetti del terzo settore. L'obiettivo è creare uno spazio comunale di sviluppo di pensiero e condivisione sul tema. Tema, la disabilità, che a Vicenza raccoglie criticità che vanno dalla scuola all'integrazione sociale all'autonomia abitativa. Nelle diverse fasce d'età potremmo dire che c'è bisogno di una maggiore integrazione di visione rispetto agli alunni con disabilità, quindi migliorare un po' il dialogo con la scuola che sta facendo comunque un lavoro molto importante, però credo che sia importante riflettere maggiormente sul senso della presenza dell'alunno con disabilità e quindi sul senso di crescita e di costruzione identitario. Per quanto riguarda l'integrazione sociale, il tempo libero, i bisogni di costruire delle progettualità più in linea con i desideri delle persone con disabilità, e c'è il bisogno di autonomia abitativa. È molto forte questo, e su questo si stanno creando dei percorsi di condivisione progettuale, per cui ecco una delle finalità di questo gruppo di lavoro è di rendere visibili e accessibili questi percorsi.